anche se so che sarò criticato, perché io che ho sempre detto che il mio movimento non deve essere avvicinato a nessun partito, il mio simbolo dell'agenda rossa non deve mescolarsi con quello di nessun partito, e continuo a dirlo, qui sono tra amici. Sono stati i meetup che mi hanno invitato in ogni parte d'Italia per darmi quella voce che l'informazione non mi dava. Perché? Perché io dicevo, avevo cominciato a dire che Via D'Amelio era stata una strage di Stato, e queste cose nel nostro paese non si possono dire. Io sono qui perché io, per quello che faccio, ci voglio mettere la faccia, e vivo purtroppo in un paese in cui invece tanti preferiscono mettere il culo su una persona, su una poltrona, e poi sfruttare quella poltrona per poter fare non gli interessi pubblici, gli interessi di tutti, ma per poter fare esclusivamente i propri interessi. Il paese in cui viviamo, la nostra storia la dividono in Prima Repubblica, Seconda Repubblica. Ebbene, la Prima Repubblica ha un peccato originale. La Prima Repubblica, il peccato originale della Prima Repubblica è la strage di Portella della Ginestra e la trattativa, anche in quel caso, tra mafia e Stato, che eliminò quel bandito Giuliano di cui lo stesso Stato prima si era servito e poi, nel momento in cui l'aveva, non ne aveva più bisogno, si accordò con la mafia perché venisse eliminato. Quella che poi chiamano Seconda Repubblica ha alla genesi un altro peccato originale, quella trattativa per la quale è stata sacrificata la vita di Paolo Borsellino e dei ragazzi della sua scorta, per permettere di salvare la vita ad alcuni politici che con la mafia, e che erano scesi a patto, e che per i quali la mafia riteneva che questi patti non fossero stati rispettati. E quindi non solo, diciamo, venne come prima battuta ucciso Salvo Lima, che era il viceré di Andreotti in Sicilia, impedendogli in questa maniera di diventare Presidente della Repubblica, perché è quello che stava succedendo nel 90, nel 92. Andreotti, un prescritto per reati di mafia, condannato e prescritto per reati di mafia, stava per diventare Presidente della Repubblica. Quindi noi viviamo in un paese in cui dobbiamo ringraziare la mafia per non avere avuto un Presidente della Repubblica prescritto per reati di mafia. Quella trattativa Paolo si è opposto, si deve essere opposto con tutte le sue forze, con tutta la sua, il suo senso dello Stato. Lo Stato che trattava con gli assassini di suo fratello, perché Giovanni Falcone era veramente fratello di Paolo, non io. E quindi Paolo è stato eliminato per portare avanti quella trattativa di cui poi per vent'anni politici di destra e di sinistra hanno continuato a pagare le cambiali, e ancora oggi le pagano, ancora oggi le pagano. Se oggi si tratta su chi deve essere il prossimo Presidente della Repubblica, si tratta con un criminale affidato ai servizi sociali. Se oggi si porta avanti, ed è quello che chiamano patto del Nazareno, che non è altro che una trattativa fatta davanti a tutti, io ritengo che il silenzio sulla trattativa, che è durato per 20 anni, è una cosa estremamente grave. Altrettanto più grave della trattativa stessa è che oggi è venuta alla luce tramite un ex rottamatore che sta rottamando solamente la nostra Costituzione, sta rottamando il nostro Stato di diritto, perché quello che sta avvenendo nel nostro Paese, e sicuramente questo farà sì che ancora una volta non ci venga ridato il diritto di voto, per chiedere che finalmente possiamo essere noi a scrivere i nomi
delle persone che ci vogliono, devono rappresentare. Io ricordo quando Violante alla Camera disse: noi non faremo mai una legge sul conflitto di interessi, noi non toglieremo mai a Berlusconi la sua televisione. Quella era la dichiarazione fatta nel nostro Parlamento di una trattativa che continuava, di un accordo che continuava tra quella che chiamavano sinistra e quella che chiamavano destra. Al rottamatore dell'Italia, al rottamatore del nostro Stato di diritto, non interessava altro che fare quello che ha fatto, cioè tirare fuori dal fango Berlusconi, perché quello che è stato fatto era una persona ormai nel suo stesso partito, era una persona ormai in declino. Non stanno facendo altro che fare passare sotto un viso diverso, sotto un viso più piacevole, un viso che alcuni purtroppo, che molti accettano, fare passare le stesse riforme che lo stesso Berlusconi non era riuscito a far passare, perché la sinistra doveva fingere di fare una posizione che in effetti nel nostro paese non c'è mai stata. Questa è la verità. Io spero che non ci dovrà toccare per un altro settennato di avere un Presidente della Repubblica come questo che c'è stato, che è stato il peggiore Presidente della nostra storia, messo in quel posto soltanto per garantire il silenzio sulla trattativa. È per questo che è stato messo in quel posto. È necessario che noi resistiamo, che noi facciamo sì che questo Paese non continui su questo clima, perché il fondo non sappiamo dove sia. Chiediamo sempre di aver raggiunto il fondo, ma il fondo è sempre più in basso. E quindi anche questa volta, da questa piazza, non posso fare altro che alzare il mio grido. Resistenza! Resistenza! Resistenza!